Stasera abbiamo presentato il libro di Don Nunnari e la sua Calabria. L'occasione è stata la settimana dell'educazione promossa dalla pastorale di Bianchi, Colosimi e Pedivigliano. E nell'occasione proprio della festa di Don Bosco è arrivato in mezzo a noi proprio Eccellenza Don Nunnari. Una giornata straordinaria, e rivedere un vescovo che per noi è l'emblema della Chiesa, un vescovo che ha moralizzato, ci ha legato, stasera veramente ci ha riportato in quei momenti particolari dove ognuno di noi si trova a dover riflettere e capire quanto è importante essere umili e lavorare per il Paese. Ebbene, l'occasione è stata pure di incontrare l'autore del libro, Attilio Sabato, veramente straordinario, che ha saputo farsi raccontare la vita di Don Nunnari e gran parte della Calabria, dei posti in cui è stato. E quindi è stato veramente un momento eccezionale, tanta è stata la gente a voler abbracciare Don Nunnari e ascoltare la sua voce, la sua storia, i suoi racconti e rivivere insieme gli affetti che hanno legato questo presole al territorio del Savuto, dell'Alto Savuto. Tant'è vero che c'era il suo segretario, ex segretario, Don Serafino Bianco, e tante altre persone. E quindi siamo, come amministrazione comunale, siamo stati felici di voler partecipare attivamente affinché questo potesse coronare, perché è un momento veramente importante per la comunità, anche perché l'altro giorno, il 25 di gennaio, abbiamo tagliato il traguardo dei 200 anni, l'autonomia del comune, e che deve servire a tutti quanti noi per prodigarci a lavorare bene e andare avanti in un futuro radioso per tutti. Le manifestazioni di questo bicentenario ufficialmente li faremo in agosto e quindi abbiamo già aperto le manifestazioni facendone un certo numero, tra cui quella di questa sera. Quindi speriamo di continuare in questa maniera, essere forti e dell'insegnamento del passato, degli uomini, delle famiglie, delle donne, di quanti hanno lavorato per questo comune e cercare di ancora di guardare avanti e assicurare un futuro ai nostri figli.